Giorgio Cauzzi, sindaco di Cavriana, di nuovo negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno sindaco. Grazie. Bentornato. Grazie, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Chi invece ci volesse chiamare può farlo, lo 0376631709 a vostra disposizione. Poi ancora siamo in diretta streaming su YouTube, Tempo Radio Live, e sulle pagine Facebook e Twitter di Il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, cominciamo col parlare, ci aveva accennato, sì è vero, mi ha fatto venire in mente la volta scorsa della base Scatter, no? Questa sì. Ex base NATO. NATO, certo. Mm. Ex base NATO che è stata poi abbandonata con la fine, diciamo, della guerra fredda e che poi è stata acquisita dal comune circa una decina di anni fa, sì. Diventata di proprietà comunale. E questa base è sempre stata nel nostro piano alienazioni, cioè voglio dire, si è sempre pensato di venderla e con il denaro poi farne opere pubbliche. Ma è di proprietà del comune? È di proprietà comunale, okay. Sì, da circa una decina d'anni è di proprietà comunale. Ah, ecco, okay. È in disuso chiaramente, perché quando i militari l'hanno abbandonata, l'hanno lasciata così com'era, poi c'è stato un periodo, diciamo, in cui era proprietario il demanio per la difesa, uh-huh. E quindi purtroppo sono entrati un po' tutti, hanno un po' danneggiato, devastato, portato via ciò che si poteva ancora portare via, ecco, anche l'impensabile. Certo. Poi è diventata di proprietà comunale e da qualche anno abbiamo iniziato una collaborazione con l'Università di Brescia, l'Università Facoltà di Ingegneria, proprio nell'intento di vedere se c'era la possibilità di un recupero di questa base. L'Università di Brescia stava lavorando sul tema della guerra fredda, proprio sulle ex basi militari, quindi abbiamo fatto questa collaborazione. E in forza di questa collaborazione è nata anche un'altra possibilità, che è quella della protezione civile. Quindi Regione Lombardia ci ha chiesto la disponibilità di uno spazio da adibire a centro di prima emergenza. Quindi ricordiamolo, magari il centro di prima emergenza è quello che viene utilizzato dalla colonna mobile, non la nostra locale protezione civile, ma quella provinciale o regionale, nel caso in cui ci sia una grave calamità nel territorio, certo, nella zona, certo, che speriamo certo. Non accada mai. Assolutamente. Esatto, ci hanno chiesto la disponibilità di uno spazio, scusate un po' il fiatone, ho fatto la corsa per venire qua, ero in ritardo oggi, e abbiamo dato questa disponibilità. A fronte di questa disponibilità, dei sopralluoghi che la regione ha fatto, è stato ritenuto idoneo il sito e ci è stato assegnato un contributo di 900.000 euro. Quindi avremo lavori per un totale di 1 milione di euro, perché 100.000 li deve mettere il comune di Cavriana, e questi permetteranno di recuperare i due capannoni e una delle due palazzine esistenti. E verrà adibito proprio a centro di prima emergenza. Quindi cosa significa? Guardi, prenda fiato sindaco, sì. Parlo io allora, dopo lei mi corregge se sbaglio. Io ipotizzo, i capannoni tornano utilissimi perché i mezzi a protezione civile devono avere un loro sito, come anche la strumentazione eccetera. La palazzina serve ovviamente per la dirigenza, mi sbaglio? Esatto, anche per la gestione del tutto. Sì, perfetto, esatto, anche perché abbiamo visto in altre zone, in caso per esempio di calamità, ci sono delle squadre che escono per esempio per verificare l'agibilità dei locali, no? Quindi proprio la parte logistica per la quale serve la palazzina. Ecco, benissimo. E sì. La cosa positiva di tutto questo è che la base Scatter rimarrà di proprietà del comune di Cavriana. La comunità di Cavriana la potrà utilizzare anche una volta sistemata come meglio crede. C'è solo una condizione. La condizione è che se succede qualcosa di grave sul territorio o nei territori circostanti, e ripeto, speriamo mai, Regione Lombardia potrebbe alzare il telefono, chiamare il sindaco materialmente e dire: guardate signori, voi domani mattina sgombrate, perché a noi quello spazio serve per una settimana, un mese, sei mesi. Ecco. Ma per tutto il resto rimarrà di proprietà comunale. E poi c'è un altro lato che è molto importante, che è il recupero comunque di una testimonianza della guerra fredda. È vero, perché, bravissimo. Perché comunque è un pezzo della nostra storia, no? Anche quello, i cavrianesi lo sanno bene e si ricordano benissimo della base Scatter. Quindi anche questa è una cosa importante, e la progettazione la stiamo facendo proprio in collaborazione con l'Università di Brescia
per questo motivo, perché hanno fatto degli studi proprio sulla guerra fredda e sulle basi. Quindi rimarrà sempre di proprietà e in uso al comune di Cavriana. Non dimentichiamo che andiamo a tutelare un'area che è importantissima dal punto di vista paesaggistico, perché sappiamo la base Scatter si trova sulla cima, esatto, di una collina attaccata al centro abitato, esatto, e tutte queste questioni. Non è che l'avessero fatta lì perché volevano rovinare il paesaggio, ma perché proprio la cima delle colline era un punto strategico per determinate cose a cui non voglio neanche pensare, perché no, il sindaco ha detto giustamente che è una testimonianza di un qualche cosa che ci ha accompagnato per decenni, che ha accompagnato generazioni e generazioni. Sì, sì, c'era la paura, ovviamente. Certo, no, ma seriamente. Lì era un punto strategico, soprattutto perché c'erano, allora non avevamo tutto quel sistema satellitare che abbiamo oggi, no? Sì. E c'erano quindi i ponti radio, e sulla cima di questa collina c'erano dei paraboloni, noi li abbiamo chiamati, esatto, sempre radar, ma non erano radar in quel termine lì, ma erano proprio dei ponti radio, quindi dalla cima della collina riuscivano a prendere a valle da una parte verso Mantova il segnale, fino, trasmetterlo verso, esatto, verso il lago, verso, ecco. Questo è il pregio e lo svantaggio al tempo stesso, è il vantaggio e lo svantaggio di stare in una zona strategica. Certo. Sì. Chiaramente. No, devo dire, aggiungo, non è una cosa, anche questa operazione, che si fa così a cuor leggero, perché non dimentichiamo che stiamo facendo dei lavori importanti a Cavriana, quali per esempio il polo scolastico e il centro sportivo. Sì. Quindi il pensiero che era stato fatto finora di poter vendere quello spazio con tutte le precauzioni, le attenzioni, era un pensiero giusto e importante, perché avremmo potuto ricavare un po' di soldi per le casse del comune, non c'è nulla da nascondere. Però questa operazione mi sembra molto più lungimirante, proprio per i motivi che abbiamo detto, per una proprietà che rimane della comunità di Cavriana, e per un servizio anche che è davvero importante oltre che memoria storica. Ma poi non dimentichi, nei capannoni puoi farci di tutto, allestire ospedali a campo, che ne so, insomma, cioè, che sì, si spera anche, che non succeda mai, certo, chiaro, anche chiaro. Se l'idea è quella logistica, né? Perché certo, sì, la viabilità è un po' particolare, però è stato uno spazio ritenuto idoneo, ecco, assolutamente, ne siamo contenti. È già arrivata una prima tranche del contributo, per cui abbiamo già dato incarico per la progettazione preliminare all'Università di Brescia, e teoricamente con verso giugno 2023, io dico la fine del 2023, dovrebbero terminare i lavori, quindi appaltarli l'anno prossimo e nel giro di 2 anni completare anche tutta quella parte. Fantastico, quindi si fa anche abbastanza presto. Ascolti, sì, abbiamo citato appunto quest'area di prima emergenza, la ex base Scatter, eccetera, no? Abbiamo detto, in caso di emergenza si spera chiaramente che non succeda mai e così via. Si spera chiaramente di non aver bisogno del medico, però qualche volta capita. E per fortuna che c'è il medico. C'è o non c'è il medico? Allora, noi in questo momento abbiamo 2 medici di base a Cavriana, siamo carenti in questo momento di un medico, siamo anche relativamente fortunati rispetto ad altri comuni che non hanno 2 medici, per esempio, come abbiamo noi. Però la buona notizia che voglio dare è che, grazie anche all'intervento di ATS, ATS Valpadana, da gennaio avremo un terzo medico, che è un medico giovane che io ho già conosciuto, originario proprio di questa zona, di Castiglione delle Stiviere, quindi diciamo un ragazzo giovane, laureato da qualche anno, ma che ha tanta voglia di fare. Io ho avuto davvero modo di conoscerlo, mi ha fatto un'ottima impressione, ha tanta voglia di fare, tanta voglia di rimanere a Cavriana nel tempo, ecco, che è la cosa più importante. Proprio questo è quello che lui mi ha manifestato, quindi io sono molto fiducioso. Arriverà con i primi di gennaio. Noi abbiamo già iniziato a fare alcuni lavoretti all'interno degli ambulatori medici, con qualche spostamento. Per questo devo ringraziare l'Avis, che si è spostata, eccetera, ci hanno dato tutte queste possibilità, di modo che si possono mantenere 3 ambulatori medici, più abbiamo un ambulatorio per uno specialista, e quindi siamo contenti di questa cosa. La settimana tra Natale e l'ultimo faremo qualche piccolo trasloco, ci sarà qualche magari piccolo disagio per gli utenti, ma è questione di un giorno, ecco, neanche 2, 1. E poi da gennaio dovremo avere il medico nuovo. Ottimo, questa è un'ottima notizia, con questo
La situazione italiana proprio è grave sui medici di base, ma non solo, i medici in generale. Per certo, cui, sì, ci spera è gravissima. Vediamo adesso con gli hub vaccinali che si cercano tanti medici, per cui il problema di riaprire gli hub non è tanto, sì, è anche quello degli spazi, ma fino a un certo punto è che poi quando hai dato gli spazi devi avere anche i medici. E non è così semplice questa situazione. Esatto. Ed è una situazione, come diceva lei, generale a livello nazionale, che va risolta con politiche che sono un po' più ampie rispetto a quelle che può fare una piccola comunità, ecco. Assolutamente, la piccola comunità può cercare di rimanere a galla, ma esatto, questo è proprio a livello centrale che bisogna intervenire. Certo. Quindi ottima notizia, già a gennaio, quindi questo credo che i suoi concittadini saranno sicuramente contenti. Parlando invece di amministrazione in senso lato, quindi anzi andiamo nello specifico, la gestione dei rifiuti anche? Beh, sta procedendo come abbiamo fatto nell'anno che sta per finire. Sapete che adesso parte il 2022, se andate sul sito del comune, sulla pagina Facebook, oppure venite in municipio a ritirarlo, c'è il nuovo calendario della raccolta dei rifiuti per la raccolta differenziata, che però si mantiene nelle giornate come era quella dell'anno che è ancora in corso, ecco. Però insomma, se uno lo vuole, ha proprio un calendario dove si vede quando c'è la raccolta della plastica, quando la carta, giorno per giorno, ecco. Quindi questo diventa un pochino più comodo. Raccomando a tutti, ricordo a tutti che c'è una piazzola ecologica che è aperta 3 giorni alla settimana, quindi sembra assurdo doverlo dire, però c'è ancora qualcuno che butta rifiuti per strada. Per fortuna ho delle associazioni e tante persone di buona volontà, oltre agli operai, che si danno da fare per raccoglierli, però con una piazzola ecologica aperta 3 giorni alla settimana, dove potete portare pressoché tutto, credo che insomma ci sia un'ampia offerta in modo da poter tenere pulito il nostro paese. Assolutamente. Ecco, senza dimenticare che poi quando troviamo sanzioniamo e sanzioni ne abbiamo date. Esatto, ma bisogna conferire in maniera corretta la spazzatura, non c'è niente da fare. Fermiamoci un attimino con Giorgio Cauzzi, primo cittadino di Cavriana, ci troviamo tra un paio di minuti. In compagnia di Giorgio Cauzzi, sindaco di Cavriana, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Posso chiedere, sindaco, anche se avete in previsione altri lavori pubblici anche? Oltre... Beh, sì, stiamo andando avanti, ma i miei concittadini lo possono vedere, stiamo andando avanti con il polo scolastico, giusto sabato stavano gettando dal calcestruzzo per alcune opere, anche se ho qualche timore, diciamo, sui tempi legato alla situazione nazionale ma europea in generale della carenza di materiali. E quindi può darsi che qualche mese i lavori slitteranno un pochino. Avrete problemi anche a fare i bilanci di previsione, perché con questa oscillazione continua dei prezzi. Sì, esatto, infatti lo stiamo... oscillazione, più incremento soprattutto per quanto riguarda i costi dell'energia, per cui anche lì il bilancio che lo stiamo ultimando proprio in questi giorni, abbiamo dovuto fare una previsione al rialzo di tutte le spese di riscaldamento, elettricità, per le scuole, per gli edifici pubblici, quindi queste difficoltà ci sono. Ecco, dicevo, vanno avanti tutti questi lavori e non dimentichiamo anche che stiamo procedendo, abbiamo già fatto la progettazione per quanto riguarda la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, perché noi abbiamo una parte l'abbiamo già eseguita, abbiamo trasformato alcuni lampioni che avevamo con i nuovi sistemi a LED, soprattutto nella zona artigianale, sono andate a vedere, ma questo da qualche mese. Abbiamo altri circa 600 punti luce, 600-700 punti luce che sono in gestione d'Enel, che stiamo cercando di riscattare, cioè di farli ritornare in possesso dal comune di Cavriana, perché siamo convinti di riuscire a fare una gestione migliore sia dal punto di vista della riparazione quando si rompe qualche lampadina, ma anche dalla gestione generale. E soprattutto abbiamo fatto un progetto che intendiamo utilizzare proprio per il bando Illumina della Regione Lombardia. La Regione Lombardia ha fatto questo bando dove dà dei contributi proprio per la sostituzione dei vecchi sistemi di illuminazione con quelli nuovi a LED, che comportano anche un grosso risparmio energetico. E abbiamo una progettazione preliminare con un quadro economico di circa 560.000 euro. Adesso vediamo, stiamo procedendo, ripeto, al riscatto con Enel e poi vediamo se riusciamo a partecipare a questo bando. Sarebbe una buona cosa, proprio perché dicevamo prima, l'incremento dei costi dell'energia ci costringe, ma questo, se vogliamo, un lato positivo,
anche a porre più attenzione sul risparmio energetico. Certo, certamente. Le leggo i messaggi, facciamo così, sindaco. Sì. Allora, se ha da aggiungere, però lei sa che può farlo in qualsiasi momento. Allora, buongiorno Cauzzi, perché tutti fanno manifestazioni di Natale e noi poche? Non so se è vero. No, mi spiace dover dire che non è vero che tutti fanno manifestazioni di Natale, perché se voi guardate, sui vari siti e guardate soprattutto sul Bresciano, che è famosissimo per fare un'infinità di manifestazioni, molto di più di quelle che facciamo noi nella zona di Mantova e provincia, se voi guardate, per lo più sono manifestazioni molto limitate e soprattutto sono a livello culturale, proprio perché la situazione è ancora un pochino delicata dal punto di vista della pandemia del Covid-19. Avete visto tutti che ci sono i contagi che un pochino si rialzano, quindi dobbiamo porre attenzione a questa cosa, ecco, a non creare assembramenti che possano comportare poi magari delle ulteriori chiusure che non saremmo più in grado di sopportare, ecco, io credo. Siamo quelli che vanno meglio, lo hanno ribadito in Europa, cerchiamo di mantenere la cosa. Già le abbiamo avute le chiusure, ecco, vediamo. Allora, salve Cauzzi, non pensate di dare un aiuto per pagare le bollette? Quest'anno fa anche freddo. Sì, molto, sì, in questi giorni. Sì, molto, ma comunque c'è già il servizio sociale, si è già attivato e sono già arrivate molte richieste, e si sta il servizio sociale sta proprio esaudendo anche le richieste che sono arrivate, quindi contattate il servizio sociale che gli aiuti ci sono. Benissimo, scusi, ma gli spogliatoi del campo di Tamburello quando li finite? Gli spogliatoi del campo di Tamburello sono a buon punto, perché tutta la struttura e anche la parte isolante è stata fatta. Adesso ovviamente i lavori si fermano perché siamo sotto Natale, riprenderanno a gennaio. Io mi auguro che per questa estate il Tamburello possa avere gli spogliatoi completi. Tra l'altro, ecco, dicono, l'ho visto adesso, ma il centro sportivo si fa o no? Buongiorno sindaco. Sì, il centro sportivo, andate a vedere, vedete che i lavori stanno andando avanti. Poi, finiti gli spogliatoi, o probabilmente anche in parte contestualmente, nel momento in cui si faranno le finiture, le parti impiantistiche, si lavorerà sui due campi per i quali, e come avete visto, è già stato fatto il rialzo di terreno, la sistemazione, alcuni muretti, alcune cose. Poi c'è un ok, grazie per quello che fai per noi cavrenesi e per il paese, quindi c'è questo anche da parte di un suo concittadino. Salve Cauzzi, in Villa Mirra però potremmo organizzare qualcosa, è un posto riscaldato, Green Pass eccetera, si può anche fare? Sì, si può anche fare, bisogna farlo con tutte le cautele. E soprattutto mi sento anche di dire, servono volontari che si diano da fare per organizzare. E voglio fare un esempio, lo dico anche con un po' di polemica. Insieme ad un'associazione del territorio abbiamo organizzato un paio di domeniche fa un incontro bellissimo, bellissimo, importante, perché si parlava della nostra storia, si parlava della strage di Piazza Fontana a Milano in occasione dell'anniversario, e c'era la figlia di una delle persone che è stata coinvolta. A fronte di una cinquantina di persone distanziate, Green Pass, tutto quanto, c'era un cavrianese. Ecco, io quando poi mi dite facciamo qualcosa e poi non viene nessuno, la cosa demoralizza un pochino, no? Quindi facciamo, però serve partecipazione e servono volontari. Allora, dunque, altro messaggio. Buongiorno sindaco, però la città ha bisogno di un campo da tennis coperto, di uno sferisterio coperto, di una struttura dove fare concerti e anche convegni. Sì, è tutto vero, dobbiamo fare anche delle scelte, perché è come nella nostra famiglia, no? Non è che possiamo comprare tutti l'automobile, il SUV, e poi andare in ferie e poi fare questo e quell'altro. Dobbiamo fare un pochino le cose un pochino per volta. Stiamo facendo un polo scolastico che ci impegna tantissimo, perché voglio ricordarlo, non sono tutti i soldi che arrivano dallo Stato, e anche quelli che arrivano dallo Stato bisogna prima anticiparli, esatto, pagare le fatture e poi rendicontare ed avere la parte di contributo. Quindi vuol dire che devi averli. Quindi alcuni sacrifici li dovremo fare, li stiamo anche già facendo, e un po' per volta si faranno anche, certo, altre cose. Però il lato positivo è che abbiamo gli spazi nel centro sportivo e abbiamo gli spazi anche dove stiamo facendo il polo scolastico, che è già un passo avanti importante. Certo. Buona idea la base scatter per la protezione civile, è veramente, sì, una buona idea. Poi assurdo però sindaco che la nostra banda debba andare a fare un concerto a Guidizzolo perché noi non abbiamo una struttura. Ah vabbè, appena spiegato però.
però. Sì, sì, questo è vero. Purtroppo le strutture le abbiamo, ma non hanno le dimensioni sufficienti per ospitare tutte le persone che in un evento bellissimo come quelli che sa creare la nostra banda musicale, che attira tante persone, quindi non abbiamo gli spazi. Speriamo, io credo anche già con il nuovo polo scolastico nell'aula magna avremo degli spazi maggiori, quindi glielo volevo chiedere, ecco, ci sarà un'aula magna, quindi, di solito le scuole si hanno, esatto, che è un teatrino vero e proprio, esatto, quindi già lì abbiamo qualcosa in prospettiva per il futuro. Benissimo, allora per questo, per concerti, cose di questo, certo, tipo, o appunto convegni, come diceva sindaco, tutti i soldi che lo Stato sta dando i comuni non potrebbero essere destinati ai comuni, non potrebbero, allora, non potrebbero essere destinati per un contributo per pagare il gas fa un freddo cane, sì, è vero che fa freddo. Beh, allora, ma ha risposto prima, sì. Però c'è il solito discorso, sindaco, che probabilmente il vantaggio dei comuni più piccoli è che si gestiscono più facilmente e con più puntualità. Lo svantaggio è che se hai bisogno hai 9 probabilità su 10 di conoscere la persona e ti vergogni un attimo. Sì, questo è vero, però su questa cosa voglio dire questo. Allora, i miei cittadini non si devono, i cittadini in generale tutti, non si devono mai vergognare. Se c'è bisogno il comune è lì apposta. Ok, quindi con i canali che sono quelli ufficiali e tradizionali, quindi se uno ha un problema non lo scrive su Facebook, viene in comune oppure chiama, e in comune si cerca di tenere quella riservatezza che è doverosa, ecco. Benissimo, giustamente. Quindi mi raccomando che non ci sia qualcuno che rimane indietro solo perché ha una dignità talmente importante, talmente alta che si vergogna. Non dovete vergognarvi, se avete bisogno chiedete, quello che si può fare si fa. Sa come dice la canzone, sindaco, l'orgoglio ne ha uccisi più del petrolio. Sì, è vero. Allora, Cauzzi, dai una sferzata, dice una frustata, vabbè, ai tuoi assessori che si svegliano un poco e ti diano una mano, dice Gilberto. Ma i miei assessori già mi danno una mano, e poi la frustata non la può dare il sindaco, che già è un rompiscatole da questo punto di vista. Se chiedete ve lo dicono, anche nei confronti dei consiglieri, perché li faccio lavorare. L'importante è che tutti i cittadini capiscano di rivolgersi all'assessore. Chiamate, cioè come fate con me, che non c'è nessun problema, chiamate l'assessore di riferimento, perché magari il problema che avete lo risolvete un po' prima. Ecco. Certo, allora, dai Cauzzi, dati da fare, manda Aramengo, insomma, chi parla male, diciamo così, insomma. Vabbè, insomma, cosa volete mai, fa parte. Non mi ha trovato Aramengo, l'ho cercato anche su Google Maps e non l'ho trovato. Non c'è neanche il pullman che va a Aramengo. Infatti, allora, caro sindaco, osi però di più e faccia le opere. Sì, le stiamo facendo. Allora, se voi passate al centro sportivo e dove c'è la ex area SIS, vedete che le opere le stiamo facendo, non c'è neanche bisogno di venire a dirlo. Catania un assessore, Catania assessore è bravo, grazie, dice. Sì, salutiamo Corrado Cattaneo. Benissimo, salutiamolo, è bravissimo, non è assessore, è un consigliere con una delega particolare per quanto riguarda le manifestazioni e il personale, e bravissimo comunque. Allora, c'è un ultimo messaggio, l'ho tenuto qua per ultimo, questo proprio perché appunto noi cominciamo con ringraziare il sindaco di Cabriano Giorgio Cauzzi e a fargli gli auguri. Infatti il messaggio dice proprio questo: ciao Giorgio, ti auguro buon Natale a te e famiglia. Grazie, ne approfitto anch'io per fare gli auguri di buon Natale a tutti, soprattutto buon Natale e buon anno, speriamo davvero, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, lo ripetiamo, però le cose speriamo migliorino da ogni punto di vista, economico, sociale, personale. Gli auguri più grandi li faccio sempre ai nonni, a quelli che sono a casa magari in questo periodo, che purtroppo sono in quarantena oppure che soffrono, ecco, e a tutti i bambini, dalle nostre scuole, a partire dal nido fino ad arrivare alla scuola media, scusate se io faccio ancora i nomi vecchi, si chiamerebbe scuola secondaria di primo grado, e faccio gli auguri a tutti davvero. Grazie. Bocca al lupo per un buon anno. Grazie, 2022. Sindaco. Grazie.